ciao ragazzi e ben ritornati nella serie della Failcraft, la più attesa e la più desiderata di tutto YouTube Terra, no Italia, proprio il pianeta intero. Ragazzi, io non vi ringrazierò mai abbastanza di tutto il sostegno che state dando a questa serie, con i pollici in su, con i commenti, i suggerimenti, la state portando in cima alle classifiche. Mario oggi era a scuola e ha visto la Failcraft quando in classe sono entrati su YouTube. Mario, dici, vero, quanto orgoglio ti è scaturito da 1 a 54? Eh? 54. Non ne avevo dubbi, non ne avevo. Mamma mia. Mamma mia. Quindi ragazzi, grazie di tutto questo. Mi raccomando, continuate così. Continuate così. Lasciate immediatamente un pollice in su. Arriviamo a 25.000 per continuare con una serie che in questo momento si trova in un punto critico della sua, del suo svolgimento. L'ultima volta eravamo saliti in cioè eravamo saliti. Avevamo visto questo pilastro e avevamo deciso che era una buona idea salirci in cima nonostante sia circondato da veleno. Quindi quello che faremo in questo episodio, senza perdere tanto tempo, sarà costruirci dei pilastri per arrivare fino in cima. Prima vi devo dire soltanto due brevissime cose che risalgono dai vostri commenti dello scorso video, che io leggo sempre. Ci avete suggerito un paio di cose. Una delle due è molto inquietante e voglio che la sappiate tutti. Ci avete detto: Lion Entity non cerca di dirvi di dormire, come noi abbiamo pensato con le pozioni del sonno, trovando gli acchiappasogni. Pensavamo che che il messaggio fosse dormite. Ora io non so se è il messaggio di Entity, io sinceramente ne dubito, però diciamo qualcuno non cerca di dirvi di dormire, ma che state già dormendo, state vivendo un'illusione. Ora io penso che questo suggerimento, escludendo la parte di Entity che io non so se c'entra lui o chi altro, possa essere vero. Potremmo star vivendo un'illusione, quindi potremmo aver bisogno di dormire, non per dormire, ma per svegliarci, come una cosa che inverte le questioni, no? Dormi di solito per dormire, ma nel nostro caso stiamo già dormendo e quindi dobbiamo ricollegarci col mondo reale nello stesso modo in cui ci siamo addentrati in questo incubo, cioè dormendo. Potrebbe essere, potrebbe aver senso, ma non perdiamo ulteriore tempo e iniziamo a farci questo pilastro che ci vorranno 3 orette buone, secondo me. Vai! Ognuno di voi... Oh! Raga! Raga! Oh, c'è Herobrine! You finally realized the true meaning of this world! Bravo! Bravo! Ma io non vedo niente, raga! Tutto bianco! Come è tutto bianco? Sì, raga, è bianco! Non vedo niente, non vedo nulla, assolutamente, c'ho... C'ho 30 secondi di cecità. State, guardate, controllatemi che non mi succeda niente. Dove siete? Ragazzi, voi non potete capire quello che è successo. Tutto intorno a noi è diventato completamente bianco. Questa cosa è assurda. Come cavolo è possibile? Come è successo? Sembra che il mondo intorno a noi, guardate là, è tutto, tutto completamente senza texture. Come se non fosse più niente. Tutto quello che è intorno a noi, prima era quel strano materiale abissalnite, roccia nera comunque, e adesso ogni singolo blocco ha perso la sua texture, è diventato nulla, vuoto. Sembra di essersi trovati dentro Matrix. Ma che cavolo è successo? Ed Herobrine, cosa ha scritto poco fa? Ha scritto: finalmente avete capito il vero significato di questo mondo, bravo. Quindi il vero significato di questo mondo era quello che abbiamo detto noi poco fa, che era un incubo, un'illusione, niente di reale. E il fatto che i blocchi abbiano perso la loro texture significa proprio questo. Non sono nulla, questi blocchi non sono nulla. Tutto quello che c'è intorno a noi non è nulla. Era tutto un'illusione, una finzione, una dimensione fittizia, vuota, senza nulla. Tutto quello che abbiamo vissuto da quando siamo entrati nell'abisso in realtà non esisteva. Vi rendete conto? Cioè, noi abbiamo vissuto una cosa parallela, un incubo. E dobbiamo svegliarci, dobbiamo uscire da qua. Proviamo ad andare sopra questo pilastro. Ormai sono ancora più sicuro che la strada giusta da percorrere sia proprio questa, perché l'unica cosa che non è diventata bianca è questo pilastro. Ma non è che adesso che ci siamo resi conto di qual è la situazione, tutta questa roba qua intorno si sta tipo disgregando e se non ci muoviamo moriamo tutti? Ci mancherebbe solo questo, Anna. A me non sembra, mi pare che sia tutto a posto. Comunque, per non sbagliare, sbrighiamoci. Avete tutti abbastanza blocchi per salire fino sopra? Aspetta, sì. Ma aspetta, oh, ma sopra di noi, guardate, guardate in alto. Intanto aspettatemi, perché io ci devo arrivare per primo. È una specie di coppa, una specie di boccale, guardate. Che cosa c'è? E sopra vedo del blu. Ok, sicuramente questa è la strada che dobbiamo percorrere. Mi sento fiducioso che qua sopra troveremo quello che ci serve per uscire. Venite, ho un po' paura. Venite più in alto, che non voglio entrare da solo per primo. Cioè, la questione che tutto è diventato bianco mi ha un attimino sconcertato. Oh, wow. Guardate, state attenti però, state attenti, venite.
Dei letti! Questi sono dei letti! Davvero? Sono dei letti, sì, sono dei letti! Possiamo uscire, forse! C'è anche una cassa! Aspettatemi! E dentro la cassa ci sta un fiore! Wake Bloom si chiama! Wake vuol dire risveglio! Il fiore del risveglio! Ok, ce l'abbiamo fatta! Sono confidente che questa volta possiamo veramente uscire! Questi sono i letti che ci servivano! Ma chi li ha messi qua? E perché ce ne sono così tanti se noi siamo solo quattro? Forse questo è il luogo che collega questa dimensione fasulla con il mondo reale. Una specie di portale che ci porterà di nuovo indietro nella nostra casa. Io spero tantissimo che torniamo a casa. Non voglio più rimanere qua, non voglio più. Questo fiore del risveglio lo prendo, ce lo portiamo appresso. Potrebbe servire come ingrediente per fare qualcosa. E adesso... Oh! Oh! Raga! Oh! Oddio! Cos'è stato? Cos'è stato? Che diavolo è stato? Cos'è stato? Qualcuno di voi? No! Io ho mangiato, io ho solo mangiato. Cos'è stato? Un letto, è esploso un letto. Non mi dire che non si può. No! No, perché? Perché? No! I letti non si possono usare, sono finti, sono delle cazzo di trappole. No! No! Provate anche voi, magari sono io. Da lontano però. No, io... No, per un attimo io ci ho creduto, pensavo che fossimo fuori di qui. No, sono finti, sono dei letti finti, sono tutti finti. E ora? Tutti, dal primo all'ultimo, tutti finti. Basta! Dovevo provare, dovevo vedere, magari ce n'era uno ancora buono. Ragazzi, qua entrate in gioco di nuovo voi. Alcuni di voi ci hanno dato dei suggerimenti che io speravo di non dover utilizzare, anche perché credo purtroppo che questa volta non siano utilizzabili. Alcuni ci hanno suggerito di rendere la pozione del sonno una pozione splash, ma purtroppo non si può fare, credo, perché è una pozione, non è una pozione di quelle di Minecraft. Quindi usandola anche in un brewing stand, che noi comunque non abbiamo, non diventerebbe nient'altro. È una pozione diversa, si può soltanto bere. Ha il nome giallo, lo vedete, è diversa. Altri di voi ci hanno suggerito di utilizzare gli zaini come letti. I nostri zaini si possono usare come letti, ma se li mettiamo per terra, a parte che Mario, il suo... Dove cavolo è il tuo zaino? Sulle spalle, non ce l'ho. Non ce l'hai sulle spalle. Aspetta. Ah, sta qua nell'inventario. Vabbè, comunque va. Ok, perché l'hai tolto? Vabbè. Non mi ricordo. Vabbè, forse volevi apparire più fashion. Comunque non è quello il problema. Il punto è che se noi piazziamo a terra gli zaini e dormiamo, se funziona e usciamo via da qua, perdiamo tutto quello che c'è negli zaini, perché gli zaini rimarrebbero qua. Come possiamo fare? Come possiamo uscirne? Santo cielo. Forse è questa l'unica soluzione. Dobbiamo accettare il fatto che per uscire di qua dobbiamo perdere i nostri zaini. Ma dentro il mio ho tutto quello che abbiamo trovato, le cose più importanti che abbiamo recuperato dall'inizio, e non mi ci starebbe mai tutto dentro l'inventario. Immagino che anche i vostri siano pieni di ricchezze. Ma per caso ti sei portato dietro il regalo che ti abbiamo fatto a Natale? Che cosa mi avete regalato a Natale, scusa? Il pet, la Ender Chest pet. Ah, aspetta. Sì, ce l'ho. Bel regalo. Scusate, mi ero dimenticato che me l'avevate regalato. Grazie. Però bello, mi è piaciuto un casino, lì per lì ci ho gioito. Scusa, che cavolo ce ne facciamo adesso? Se tu metti tutte le cose che hai nello zaino, nella Ender Chest, non le perdi. E possiamo uscire da questo posto del cavolo. Oddio, è vero. Anna c'ha ragione. Per una volta che ti facciamo un regalo come Cristo comanda. Ma è scomodo. Oh. Scusa, devo star lì a svuotare. Non c'è un'altra soluzione. No, forza, sacrificio, spirito di sacrificio. Aspetta, ma io non ho bisogno di dormire. Io ho già la pozione del sonno. Siete solo voi che dovete dormire. Vi passo... Allora, ok, vi passo il pet. Ad uno ci mettete dentro le cose più preziose che avete e poi passate avanti all'altro. Tieni, Stefano, inizia tu. Allora, ne abbiamo quattro con quello che aveva raccolto Stefano. Per una volta ha fatto una buona cosa in vita sua. Glielo dobbiamo dar credito. Ne mettiamo uno vicino ad ognuno dei posti. E qua starò io. Io spero soltanto che la mia pigrizia nello spostarmi gli oggetti dallo zaino all'ender chest, ma non ci sarebbero stati. Comunque spero che non mi causi di andare a finire in un altro posto mentre voi andate a dormire e tornate nella casa nostra bellissima. Va bene, siamo comunque finalmente pronti a fare questo ultimo viaggio.
Ok ragazzi, siamo pronti, ognuno con il suo letto srotolato. Tranne me ovviamente, perché io ho deciso pigramente di non utilizzare il letto per andare a dormire, ma usare soltanto la pozione. Spero soltanto che questa scelta non mi costi la vita o non mi costi di andare a finire in qualche altra dimensione random. Ma del resto non avrei potuto fare diversamente, perché il mio zaino contiene talmente tanta roba che forse non mi ci sarebbe proprio stata all'interno dell'ender chest, insieme alle cose che hanno già messo loro. Quindi spero solo che la pozione sia per me la strada giusta per tornare a casa. Questo è il momento della verità. Questo è il momento giusto per vedere se effettivamente questo mondo era tutta un'illusione e siamo destinati a tornare nella nostra casa. Siete pronti? Al mio 3. 1, 2, 3. Bevo la pozione. Ok, sto vedendo un po' strano. Oh, sono andato, ragazzi. Ragazzi, ditemi che... ha funzionato! Oh, oh, siamo a casa? Sì, ma siamo in casa, ma guardate com'è finita! Siamo a casa! Le statue ci sono ancora! Ok, e noi abbiamo l'ultima, ragazzi! Possiamo mettere l'ultima! Oddio, questo è un momento epico! Possiamo... fatemi andare, devo controllare una cosa prima di andare avanti! Ma che cazzo è successo a casa? È distrutta! È devastata! Aia! Oh! Oddio, ma io sono quasi morto! Ma quando è che mi è successo? Non vedo l'ora di prendere del cibo che non sia uno schifo. Questi cespugli qua grigi, questi fanno danno. Qualcuno di voi può darmi dei blocchi? Devo salire sopra il tetto di casa. E ancora un po' di questi. Ok, passa un po'. Grazie, basta. Ok, vado un attimo sopra perché devo controllare che l'altare che ci proteggeva la casa da Herobrine sia ancora a posto. Non voglio rischiare. Ok, sì, è acceso, è ancora acceso. Oddio, ma ci sono delle ossa qua. Ci sono delle ossa. C'è una cassa che contiene un libro. Un altro libro mi è andato a finire nell'inventario. Si chiama My Last Will. Ma aspetta un attimo, qua dentro ci sta il vestito Witch Hunter Hat, tutto completo, il cappello, la cotta, tutto quanto, i pantaloni. Ma ci sta la testa, una testa. Testa di Steve distrutta. Broken Steve figurine. Last will. Le mie ultime volontà. I kept the altar alive for you. Ho tenuto l'altare vivo per voi. Il tempo è passato. Ho aspettato per il vostro risveglio. Il mio tempo ora è finito. No. Questo è un messaggio di Steve. Per favore, amici, tornate presto. Un giorno... Solo una forte volontà mi ha tenuto qua fino alla fine dei tempi. Sconfiggerlo una volta e per tutte. Addio. Quindi questo è... Steve ha tenuto l'altare. Ecco perché l'altare è ancora acceso. Non poteva rimanere acceso per così tanto tempo senza che qualcuno continuasse ad aggiungere la bioluminescence. Ecco cos'è successo. Steve è morto. È morto per aiutarci. Qualcuno continua a dire che Herobrine potrebbe volerci aiutare. Herobrine è il nemico finale. Noi dobbiamo distruggerlo, dobbiamo chiuderlo in gabbia. E adesso abbiamo un altro motivo per farlo. E il motivo è che Steve si è sacrificato perché noi riuscissimo in questa missione. Dobbiamo finirla, dobbiamo riuscirci. E ormai ci manca poco. Tra un attimo andrò a mettere l'ultima statua. Ma adesso voglio vedere che cos'è quest'altro libro. Quest'altro libro... è un libro di quel bastardo di Herobrine. E c'è scritto: Are you scared? Siete spaventati? No! No! Voi vi sentite spaventati? Io non sono spaventato. Vaffanculo! Noi adesso ce la faremo. Noi siamo carichi di un motivo in più. Tu hai tolto di mezzo il nostro amico, ma noi abbiamo una nuova speranza rinnovata. Questo vestito è il vestito di Steve. Il vestito da Witch Hunter è quello che lui aveva addosso. E adesso, potrei usarlo. Potrei usarlo io. In fondo l'armatura che avevamo nell'abisso ormai è quasi distrutta. E non è neanche granché. Guardatemi, ragazzi. Ho gli indumenti di Steve. Ho i vestiti di Steve. Io porterò avanti la sua gloria. Ragazzi, nei commenti suggeritemi. Secondo voi è giusto che io porti i vestiti di Steve? O è meglio magari fargli un trofeo, un museo, una statua con i vestiti addosso dentro casa nostra? Scegliete voi, io farò quello che voi decidete. Anche se questi vestiti mi sembrano essere abbastanza buoni. Danno una serie di protezioni dalle maledizioni e cose del genere che potrebbero servirci. Steve, le tue ultime volontà verranno rispettate. Venite insieme a me e piazziamo l'ultima statua.
statua. Non sappiamo ancora come attivarla, ma questa volta sono convinto che la statua sia quella giusta. La statua di Smeraldo. Come si attiverà questa statua? Molti di voi avevano suggerito di usare una staffa, ma non mi ricordo neanche quale, francamente. Sono passati tantissimi episodi. Ma non vi preoccupate, perché riusciremo ad attivarla, ovviamente anche con i vostri suggerimenti. Ok ragazzi, a questo punto io credo che possiamo chiudere questo episodio. Sono felice, anche se una parte di me è triste per il povero Steve, ma sono felice perché siamo tornati a casa, abbiamo piazzato l'ultima statua. Perché tu hai preso fuoco? È perché ho rotto queste cose e mi hanno dato fuoco. Ma che cazzo sta succedendo? La nostra casa è un disastro, dovremmo sistemarla. Ci metteremo sicuramente a risistemarla. Questa cosa era già successa una volta. Credo che stiamo facendo un po' troppi casini con il tempo. Comunque vada, non ci facciamo spaurire da niente. Per questa volta chiudo qua. Mi raccomando, arriviamo a 25.000 pollici su per continuare con la serie. E vi auguro una buona giornata. Da Lion, Stefano, Mario e Anna, out!